Vai. Buongiorno a tutti, non buonasera, incredibile, col sole, J3S Live numero 13, pre-Juventus Lazio, una cosa incredibile, c'è il sole, anzi J3S Hawaii praticamente, J3S Hawaii per l'occasione ragazzi, niente bomberate ma un parterre fantastico, iniziando in ordine di importanza, guarda, la Madonna Beatrice, Flavia Macchia, Alessia Epifani, Antonio Mileo, Filomena, ci siamo tutti per questo pre-Juventus Lazio, non fa freddo, stiamo benissimo, però c'è un problema ragazzi. La formazione. Formazione un po' scoppiettante. Siamo diciamo tutti, così. Siamo tutti, siamo tutti in scleramento assoluto, infatti pensiamo tutti che avanti, perplessi. Dietro tutti quanti, dietro tutti quanti. Pensavo che ragazzi il sole probabilmente potrebbe aver dato la testa ad Allegri, probabilmente impazzito. Sì, dopo mesi di mai. Saluta Alessandra. Salutiamo ciao, Alessandra. Ale. E ovviamente per chi non la conoscesse la formazione è che praticamente la difesa è quella che ha annunciato ieri Allegri, non ci sono novità, ma a centrocampo sono Chiedira e Pjanić a fare i mediani a correre come loro proviamo noi sulla spalla. Io ho detto che Allegri se vuole andiamo io e Mileo a correre per loro. Quindi Chiedira, Pjanić e poi tutti avanti, Quadrado, Dybala, Mandzukic e Higuaín. Chi corre? Sto cazzo vorrei dire, ma non lo dico. Quello sempre. Sto cazzo con relazione votata all'attacco. Formazione votata all'attacco. O si chiude in 20 minuti o perdiamo come io suppongo. Allora. Male. O si chiude in 20 minuti. Allora, appena ho visto la formazione, la mia prima reazione è stata. La seconda è stata, allora, o li ascoltiamo o ci asfaltano. O ci asfaltano loro. Non c'è certo, via di mezzo. Perché ragazzi c'è. Che gnocche oggi, Mileo grazie, ne volevi. Grazie. Ah no, scusa, sulla con loro. Le Epifani ne volevi. Ah, era Podda. Salutiamo Podda e la sua patata. No, ragazzi, questo è il discorso. O andiamo a fare subito 2-3 gol, oppure. Diciamo che è una formazione coraggiosa in tutti i sensi. Mi piace quando sei così diplomatica. Perché sono così diplomatica? Perché se già la sera siamo in fascia protetta, figurati adesso. È una formazione coraggiosa. Non hai detto gli darà ragione? Sì, no, boh. Ma non hai detto neanche un dio caro per come fare la formazione. Ma magari lo dico dopo la partita. Lo durante. Diciamo tutti adesso, dice. Mi discono Durandi. Saluto da Veronica. Ciao Veronica. Ciao. Ti aspettiamo presto anche te Veronica. Sì, la formazione l'abbiamo commentata. Speriamo di non fare la fine della Fiorentina. In che senso? La partita con la Fiorentina. No, ma mi aspetto la reazione comunque. No, non c'è Kalinic nella Lazio, eh? Sì, ma c'è l'ex. C'è Ciro, infatti. C'è Ciro. Infatti nuova partita sarà Ciro, ma quello lo diciamo dalla fine. Niente, sulla formazione abbiamo sbadonnato, ma ragazzi che dire, non ci rimane che aspettare il campo e vedere, perché insomma noi magari avrà ragione. Come sempre avrà ragione Allegri. Ci fidiamo. È un anno di esperimenti. È un anno di esperimenti, siamo al 23 gennaio. Conferenze abbastanza atterrate. Siamo al 23 gennaio, 22 gennaio ancora facciamo esperimenti. Una domanda di Alessandra, Mileo, sei positivo? Mai. Perdiamo, oggi imbarcato. Dillo. Molto, molto negativo. Quanto perdiamo Mileo? Oggi 0. 0 a? 0 2. Ragazzi ce la facciamo ragazzi, io adesso mi sento molto, poi entreranno Piazza, però sullo 0-2 noi iniziamo a giocare, sì. Oh San Felice, sì. C'è anche Marco San Felice pronto a fare un'incursione a gente. Ma questo è il mio amico Francesco. Ma sicuro? E lui vuoi fare? Basta là, ma guarda te! La live bomberata. Ragazzi, la live bomberata di San Felice. La menta Pepe Rita. Ricordiamo il motivo della sciarpa verde di San Felice. Siamo arrivati a 25, speriamo oggi di arrivare a 26. Ti piace la formazione? Ti piace la formazione, Marco? La formazione è. Della formazione mi manca l'informazione, dico di sì. Ah, non la conosci? È meglio se non la conosci. Chi c'è? Hernanes dietro? No. Chi c'è? 4-2-3-1. 4-2-3-1? Con davanti alla difesa che tira Pjanić. E poi tutti avanti, Quadrado, Dybala, Higuaín, Mandzukic. Alla carica! Savoia! Avanti Savoia! Sì, come no? Il saluto. Ciao Marco. Dica. No, niente. Dica Luca. Alla prossima. Ti aspettiamo a Top Planet. Grazie. Vediamo Marco San Felice. Fino alla fine. Forza Juve. Ok. Si può dire in diretta che il signor Maletto la deve smettere?
Facciamo una polemica, facciamo una polemica. Ezio Maletto, piantala lei per piacere. Lascia perdere, lascia stare. Un monumento a quest'uomo, ragazzi, molto bello, molto bello. Torno nella mia posizione. Ciao ragazzi. Ciao. Ragazzi, ciao. Io Francesco. Pensavo questo J3 Live sarà un po' moscio, ma l'incursione di Sabrina, c'è già niente. Flavia è già qua, Manu è già qua. Con l'incursione l'abbiamo salvato. L'incursione di San Felice mi ha svoltato la giornata. Ragazzi, vinciamo 3-0 dopo l'incursione di San Felice. Ma dopo un quarto d'ora. E poi smettiamo di giocare. Però dopo non salite su quel cazzo di carro. Poi dopo, su carro, non salire su quel cazzo di carro. Ah, ve lo dico. Sta asfaltando la Premier, muto. È vero. Avessimo noi degli avversari che giocano a Ciappano come lui, magari sarebbe anche qualche più divertente. Va bene, ragazzi, dopo l'incursione di San Felice direi che possiamo... Due parole sul logo, lo vogliamo dire. Sì, ti è piaciuto logo. Il logo? A me è piaciuto... Esperta di logo, Manuela. Io tutti i giorni faccio logo. A me è piaciuto molto. Tu sì, beato te. No, a me è piaciuto. Innanzitutto perché ci distingue dagli altri. Da tutti gli altri, cosa che non abbiamo bisogno di fare perché siamo già due spanne più su, però tanto per dargli più, tanto per dargli un'altra plata, noi sì e voi no, come da logo modificato, come da logo ricordiamo che faccia gesti, no, stavo facendo la GIF di Guai. No, a me piace. A Noemi e Beatrice piace il logo, a te piace, a te minimal. Dico che non ti piace, non lo so, siamo tutti. Dici che l'hanno copiato a Juan Gis. L'hanno copiato da Juan Gis. A Giovanni Gesù. Ovviamente, sono inventini da qualcuno. Comunque sul logo potete leggere Pistocchi, che è molto più autorevole di noi, che vi spiegherà tutto. Il logo di Pistocchi ci deduci da Mileo. Pistocchi, no, non ci sono domande, ma Pistocchi da Cesena lo conosciamo bene. Allora, tu lo conosci benissimo. Mileo ci deduce da sul logo di Pistocchi. Pistocchi ieri sera una scoperta. Hai detto una scopa, io ho detto cazzo, la prima volta di Pistocchi. Ma prima hai detto Pistocchi, stavo dicendo la prima volta di Pistocchi, invece no. Abbiamo scoperto che è registrato al sito della Juve e si è creato il suo logo personale. Con loghino. Minorizzo Pistocchi loghino. Quindi non è vero che tu sia anche non è vero. No. Smentiamo tutto questo. Illazioni nostre. Sono illazioni. Quindi il logo piace a tutti perché siamo tutti veramente asserviti. Nessuno che dà opinioni contrarie alla no. Ma è bello, ragazzi. Mi è arrivata una notizia di mercato. Notizia di mercato su Inter. Ronaldo all'Inter. Questo lo porta Joao Mario. Io forse negli interisti mi preoccuperei perché essendoci già Messi c'è rivalità. Ma se Ronaldo lo porta Joao Mario direttamente lo va a prendere. Ragazzi, i due giocatori più forti di quest'epoca, ma finalmente insieme nella stessa squadra. Della squadra più forte di ma quest'epoca. arrivano con il pallone d'oro oppure lo lasciano a casa? Arrivano con tre nord, secondo me. Ragazzi, il 5 febbraio tutti qua per vedere Juve Inter con la Juve contro Messi e Cristiano Ronaldo. James Bond Rodriguez, io mangerei la primavera forse. Con la potenza del Suning non si scherza. Io ho paura della potenza del Suning perché Suning se vuole si compra noi il lo telefono, stadio, lo stadio, il logo il nuovo, fotografo, Pistocchi. Mano a me non mi può comprare No, perché Epifani è l'unico che può intaccare Suning. I calimici della situazione. Io mi compro Suning. Esatto, lui dice ma... E il cerchio si chiude. Ragazzi, cazzate ne abbiamo dette, che ora si è fatta? Mezzogiorno meno 5, stiamo per finire. Spamiamo la radio lunedì sera, quindi domani sera alle 21.15, 3S Live per parlare di Juve-Lazio, per parlare anche del logo della Juve. Con una giornalista che si chiama Federica Colli Pignarelli che ha scritto un ottimo articolo su Wired questa settimana, ce l'avremo in diretta con noi e poi le rubriche il commento tecnico con Lucia Ricci e Giulia Magazzù, il Malavista in doppia versione, una parte solo sul logo e il resto poi ragazzi c'è uno speciale solo sul logo del Malavista che farà schiattare veramente. Quindi la radio l'abbiamo spammata, uomo decisivo, Manuela, su. Vabbè, ve lo devo dire, e non ve lo dico neanche, lo immaginate, GH9. Ormone della crescita. GH, esatto. Però... Io Higuain me lo sono giocato nella scorsa non partita, in onore di Lucia direi Khedira. Io per ultimo, fido. Quadrato. Dopo tutte le parrucche che abbiamo visto, è un segno. Ci sta, abbiamo visto un paio di persone con col moccio di qua. Buffon. Moccio è un'altra cosa. Con la parrucca Buffon, di qua. Per me Buffon. Per te Buffon, guarda, ricordo.
Ragazzi, per me Ciro Immobile. Alessandra dice Higuain. Brava. Alessandra dice Higuain con tante I e tante N. E con qualche cuoricino anche, immagino. No, no, non ci sono. Alessandra, niente cuoricino. Sto giro no. Va bene, ragazzi, io non lo so, non lo so. Mazzucchi, io mi astengo questa volta dall'uomo decisivo perché la formazione ancora non mi convince. Potrebbe essere Allegri. Allegri? Chi lo sa? Sì. Potrebbe essere Allegri. Decisivo nel bene e nel male. Potrebbe essere Vizione. Tanto, allora, ragazzi, se usciamo di qua male, facciamo ancora in tempo ad andare a messa. Sì, ma io, ma io ci sono già andato stamattina, allora, devo tornare? Ah, no, no, una basta. Una basta. Bene, ragazzi. Bene, ragazzi, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, è quasi mezzogiorno, dobbiamo vederci la partita, anche se non, non ci fanno entrare. Buona partita a tutti, buona formazione a tutti. Domani sera alla radio, non vi dimenticate, vi salutiamo. Ciao. 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 Ciao.